Battistiani speciale! Subito, subito! Battistiani speciale! Subito, subito! Un strumento a protezione speciale, invece di rafforzarla, viene smantellata. Vale a dire che molti immigrati perderanno il diritto. Il governo e la maggioranza di destra hanno costruito gran parte del loro consenso sulle bugie. Una di queste è che la protezione speciale è un unicum italiano. Solo nel 2022 la Germania, protezione complementare del tutto assimilabile alla nostra, ha rilasciato più di 30.000 permessi di soggiorno. Togliere la protezione speciale significa lasciare migliaia di persone senza diritti, persone che continueranno ad essere presenti nel nostro paese ma come fantasmi. Quindi un provvedimento che non farebbe altro che aumentare irregolarità. Il decreto flussi non è emendabile, il decreto flussi va abolito. Credo che sia vergognoso utilizzare tragedie come quella di Cutro per fare leggi che ci portano indietro. Secondo lei anche il tentativo di alzare un vessile identitario con tanto di scontro anche interno alla maggioranza per coprire altri problemi? Sì, io credo che ci sia in atto un tentativo studiato di ogni giorno farci discutere di altri problemi che non siano quelli veri, tragici. Credo che ci sia bisogno in questo momento di non stare né zitti né fermi, perché non siamo coglioni, capiamo quello che sta succedendo ed è da tempo che noi stiamo chiedendo l'abolizione della legge Bossi-Fini, perché è sotto gli occhi di tutti quello che questo ha determinato. Goebbels, grande ideatore della propaganda nazista, ha detto: dite una bugia oggi, ripetetela domani, ripetetela e diventa verità. Oggi siamo dentro un sistema dove la menzogna è menzogna di Stato. Ideologia e ricerca di consenso, propaganda politica annullano l'umanità. Questo per qualche voto in più. L'Italia ha tradito la sua Costituzione, ma tradisce la Dichiarazione universale dei diritti umani. Questa maggioranza è fatta di xenofobi, è una maggioranza di imbroglioni che racconta che la protezione speciale esiste solo in Italia, però non sono fessi, investono sull'impossibilità di governare un fenomeno, sul caos, sull'insicurezza che ciò produce anche nella vita dei cittadini e delle cittadine, oltre che dei migranti e delle migranti. Hanno fatto per anni dell'immigrazione un serbatoio di voti e di consenso, stanno continuando a fare questo. L'accoglienza in questa città non funziona, qui siamo a due passi dal Campidoglio, ci sono solamente 1.500 posti in tutto. Se il PD cambia direzione su questo argomento e noi abbiamo fiducia, ci fai contenti. Il Partito Democratico sarà al vostro fianco. Filippo lo sa che in questi anni il mio impegno personale su questa battaglia si è giocato anche nelle istituzioni europee. Le parole del ministro Lollobrigida sono disgustose, sono parole che non sono accettabili da chi ricopre il suo ruolo, perché ci riportano agli anni 30 del secolo scorso, sono parole che hanno il sapore del suprematismo bianco. Io mi auguro che Giorgia Meloni e il governo prendano le distanze. Non vogliamo stare dalla parte di un governo che anche di fronte alle tragedie costanti del Mediterraneo continua a voltare la testa dall'altra parte, continua a spingere sull'esternalizzazione delle frontiere. Vogliamo dire basta a questa guerra che fanno contro le organizzazioni non governative basata sulle bugie, fumo negli occhi per coprire la grave assenza di una missione istituzionale di ricerca e soccorso in mare che servirebbe, una Mare Nostrum europea, ma questa non ha il coraggio di chiederla in Europa. L'unico effetto sarà quello, da un lato, di aumentare il numero delle presenze irregolari e dall'altro di aumentare inevitabilmente il contenzioso. Tutti coloro che non potranno accedere alla protezione speciale presenteranno ricorso ed è probabile che molti di questi ricorsi siano accolti. Vogliono smantellare l'accoglienza diffusa, l'unico in grado di garantire la vera inclusione delle persone che arrivano, il coinvolgimento dei sindaci e delle comunità locali. Quindi noi continueremo a opporci. C'è un'enorme responsabilità, è una lunga stagione di subalternità. La legge Bossi-Fini, che come ha giustamente osservato Provenzano nel dibattito parlamentare qualche settimana fa proprio su Cutro, è la madre di tutti i problemi, ma sta lì da oltre 20 anni, e in 20 anni non ha governato solo la destra xenofoba di Salvini o la destra estera di Meloni. Dunque chi doveva cambiarla, quella legge non l'ha cambiata. Lo dico fuori da ogni polemica, oggi la battaglia unitaria è un ottimo segnale di tutte le opposizioni. È bene ricordarcelo quando sarà possibile non solo opporsi a un governo di destra a destra, ma anche governare per cambiare le cose davvero.